Altomonte, piccolo borgo medievale situato sul versante sinistro della valle dell'Esaro. Dai suoi 500 metri di altitudine gode di un'impareggiabile veduta che si staglia su tutta la fiorente valle. Riconosciuto come uno dei borghi più belli d'Italia, il centro storico, arroccato su un promontorio roccioso e circondato dalla catena montuosa del Pollino, mostra ancora tutto il suo fascino nelle antiche costruzioni in pietra, in pieno stile normanno. Il borgo, di origini antichissime, sorgeva più vicino al fiume Esaro, probabilmente dove oggi si trova il parco archeologico della Larderia. Il paese vive il suo momento migliore sotto la dominazione angioina, divenendo uno dei più importanti centri culturali dell'Italia meridionale, grazie anche alla presenza dei frati domenicani, che fino al XIX secolo furono portatori di fede, arte e cultura. Tra i luoghi di maggior interesse artistico-culturale troviamo il Castello Normanno e la Torre dei Pallotta. Il castello venne eretto nel corso del XII secolo ad opera dei Normanni come struttura difensiva posta sulla cima di una rupe dalla quale si poteva avere il controllo dell'intero territorio. La fortezza, che fu dimora dei Sangineto prima e dei Ruffo e Sanseverino dopo, venne rimaneggiata ed ampliata lungo il corso dei secoli, fino ad arrivare nello splendido stato in cui si trova attualmente. Il castello, che si presenta come una serie di palazzi con corte interna, gode di una splendida veduta sulla piana di Sibari ed attualmente ospita un lussuoso albergo. Torre dei Pallotta venne fatta edificare da Roberto il Guiscardo nell'anno 1052 come punto strategico di avvistamento legato al sistema difensivo del territorio. Alta 25 metri, la torre venne rimaneggiata sotto la dinastia di Guglielmo Pallotta, da cui prese il nome, che ne fece la propria residenza. Il particolare di maggiore rilievo è dato dalla finestra bifora in stile gotico. Proseguendo per viuzze e scalinate del centro storico, finemente lastricate in pietra e ravvivate dalla presenza di piccole botteghe artigiane, ci troviamo davanti la maestosa chiesa di Santa Maria della Consolazione. Una costruzione in stile gotico di rara bellezza. Edificata in epoca angioina, verso la fine del XIV secolo, venne in seguito restaurata durante il corso del XVII secolo.
L'ingresso, costituito da un magnifico portale in pietra con archi a sesto acuto, è raggiungibile per mezzo di un'imponente scalinata, dalla quale si può ammirare tutta la facciata, ed in particolare il magnifico rosone che sovrasta il portone principale. Sul fianco destro si innalza la torre campanaria, con le sue splendide finestre bifore, all'interno del quale è conservata una campana sulla quale vi è un'incisione in latino che testimonia la costruzione della chiesa datata 1336. Suddiviso a croce latina, con una navata unica con volta a capriate affiancata da due cappelle laterali, conserva l'altare di San Michele Arcangelo, in legno dorato di epoca barocca. E l'altare maggiore in marmo policromo, oltre ad un coro ligneo finemente intagliato risalente al XV secolo, e la tomba di Filippo Sangineto, conte di Altomonte. Adiacente alla chiesa vi è il convento domenicano, un magnifico edificio costruito come abitazione per volere della contessa Cobella Ruffo ed in seguito donato ai frati domenicani che lo ampliarono e lo trasformarono in convento. La struttura, che un tempo ospitò personaggi illustri, tra i quali il filosofo Tommaso Campanella, vanta uno splendido chiostro quattrocentesco, da cui si accede alle sale che oggi ospitano il Museo Civico, la Biblioteca Civica e Storica e la Pinacoteca di Arte Moderna. Notevole interesse storico-artistico è la chiesa di San Giacomo, eretta probabilmente nel 1182. Risulta essere la più antica del borgo. La facciata si presenta con un bellissimo portale sovrastato da una finestra, entrambi in pietra intagliata risalenti al 1700. Scendendo verso la parte bassa del paese, ci appare la chiesa di San Francesco di Paola, eretta nel 1636, a seguito della proclamazione del santo a patrono del borgo.
Due grandi scalinate, in marmo bianco, conducono agli ingressi della chiesa e dell'adiacente convento dei Padri Minimi, oggi sede del municipio. All'interno della chiesa, suddivisa a croce latina a navata unica, sono conservati alcuni affreschi raffiguranti scene di San Francesco e tre tele pregiate di scuola napoletana, raffiguranti la Natività, la visita dei Re Magi e l'Annunciazione. All'interno del centro storico vi è l'anfiteatro, una struttura di recente costruzione che si rifà agli anfiteatri greco-romani, sapientemente inglobata nel cuore delle antiche costruzioni. Con i suoi 1100 posti, anima le serate estive della gente del luogo e dei tanti turisti che trascorrono l'estate in questo magnifico borgo. Il territorio di Altomonte, ricco di coltivazioni come orzo, grano, legumi e poi agrumeti, frutteti e vigneti, è reso fertile dalle acque dell'Esaro, del Grondi e del Fiumicello che lo attraversano, dando vita ad uno spettacolo di colori ineguagliabile, che uniti al fascino del borgo medievale ottimamente conservato, incantano lo spettatore con una fusione di profumi e colori surreale. La festa patronale si svolge il 2 aprile, in onore a San Francesco di Paola.